Rimarrà sempre vivo il nome di mia sorella. Porterà il nome di Vincenza Angrisano, vittima del femminicidio che ha scosso la comunità, il bosco urbano che nascerà ad Andria. A volerlo, il Forum Ricorda Rispetta, l'associazione che si occupa di ambiente e salute in città. Proprio al gruppo di volontari, l'amministrazione comunale ha concesso l'area, che sarà un altro polmone verde del territorio. Simbolicamente è davvero una giornata molto bella, una giornata di luce, di sole e di speranza. A partire dalla presenza dei familiari di Enza nella nostra città, nella nostra comunità, hanno condiviso la scelta del forum di dedicare, di intitolare alla memoria di Enza questo spazio inteso come riqualificazione, come presa in carico, come prendersi cura. Questo seme che è piantato in terra, una volta morto, poi germoglia e germoglia a vita eterna, che è vita di speranza. Molto bella anche la presenza di uno dei figlioli che ancora una volta dice grazie. Ecco, siamo noi che ringraziamo per averci dato la possibilità anche di questa condivisione nella compostezza, nel silenzio e nel rispetto. E naturalmente il direttivo, e non solo il direttivo, anche l'assemblea dei soci si è espressa favorevolmente a questa iniziativa, quindi sicuramente questo parco sarà dedicato a Enza Angrisano, che purtroppo è scomparsa in questa tragica. Questo tragico modo che tutti conosciamo. Lo spazio, in cui operano anche gli utenti del centro di salute mentale dell'ASL BT, è stato inaugurato con la piantumazione delle prime essenze arboree di varie specie che garantiranno biodiversità. Le piante, circa 120, portano il nome dei cittadini andriesi che le hanno donate. È un grande passo in avanti verso anche l'autonomia. Sono alcuni anni che faccio il tutor in questo tipo di progetti. Ho visto in altri gruppi, appunto nelle città di Trani e Barletta in particolare, il miglioramento netto degli utenti. Alla fine riescono ad avere molta più sicurezza in se stessi e anche riescono a essere più socievoli, perché questo è un problema che diciamo presente in moltissimi di loro. E poi si stanno bene, perché si lavora comunque in aree verdi, a contatto con la natura, se vogliamo, anche se all'interno di una città, e quindi questo già di per sé stesso causa benessere.